dita. Buonasera e benvenuti a Color TG, programma di approfondimento sulla vita al Color Campus e sulle attività dei Color Winner Più, i ragazzi che tornano al campus per la terza, quarta, quinta e sesta volta. I Color si presentano gli articoli da loro scritti per Color News, il settimanale giornaliero scritto dai Color. Partiamo con l'esposizione di Lorenzo Torre dell'articolo Io non seguo il copione di nessuno, scritto dopo la lettura del libro Controcorrente di Josefa Idem, campionessa di canoa e grande amica della fondazione, argomento in tema con le Olimpiadi di Rio. Color your life, color your life. Io non seguo il copione di nessuno. Non è facile. Soprattutto quando nessuno ti regala niente. Soprattutto quando devi essere tu l'artefice di ogni più piccolo tassello della strada della tua vita. È la storia dell'atleta Josefa Idem, nata nel 1964 in Germania ed immigrata per amore in Italia, per amore di suo marito Guglielmo. A causa dei tempi, nonostante fosse appena nata, già gravava buia su di lei un'ombra. L'ombra di uno dei luoghi tanto frequenti quanto sciocchi e infondati. Era nata femmina. Il libro si chiama Controcorrente e c'è un motivo. La società augura figli maschi e lei nasce femmina. Una femmina che però non avrebbe abbassato la testa per nulla al mondo. Infatti andare controcorrente indica un piccolo ma fondamentale dettaglio. Il sapere che, una volta raggiunto il proprio obiettivo, si potrà dire di essere arrivati in posti dove chi si fa semplicemente trasportare non arriverà mai. Mi piace pensare che alla foce da cui inizia il flusso vi sia un luogo che sappia ripagare tutte le energie spese per raggiungerlo. Un posto magnifico, carico di soddisfazione e riconoscimento per tutte le fatiche passate nel remare in nome dei propri sogni. Il podio delle Olimpiadi è proprio uno di questi luoghi. E la medaglia rappresenta la gratificazione maggiore. Josefa ha imparato bene la strada per il podio e ha saputo tornarci più volte. È partita carica di sogni alla ricerca di quella foce per ben 8 volte ed è tornata con 6 medaglie d'oro, ognuna di esse simbolo universale di spirito di sacrificio e coronamento dei propri sogni. Non possiamo fare a meno di ringraziarla per essere motivo di orgoglio italiano. Con la sua testimonianza ci insegna che una strada costruita con dedizione interamente da noi alla fine saprà portarci al traguardo e che, nonostante le difficoltà che ci sono, tutti i sacrifici verranno ripagati. D'altronde, come dice lei, vale sempre la pena provarci, anche a costo di fallire. Solo mettendosi alla prova si può capire cosa si è in grado di fare, perché solo chi ha fatto sua questa perla di vita avrà il coraggio di dire: nulla è impossibile.